Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Sassuolo. Allora, quest'oggi puntata è importante perché concluderemo il mese di novembre affrontando innanzitutto l'Athletic Bilbao, partita valida per decidere chi passerà come prima nel girone di Champions, poi affronteremo la Fiorentina che sempre è una partita ostica e infine sfida all'Udinese. Ma come al solito, raga, prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e anche a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, raga, direi che senza perdere tempo possiamo andare subito in campo al San Mamés, anche se non mi ricordo se si chiama San Mamés. Sì, io ci ho azzeccato, fantastico. Comunque, Athletic Bilbao, che all'andata abbiamo battuto, ma occhio perché ha una squadra veramente forte con McKennie al centrocampo e addirittura coppia di attaccanti Dembélé, Iheanacho, che è sempre un attaccante temibilissimo. Comunque, non rispondiamo con Meslier, fra i pali, poi Etnouri, Pauleta, Perez, Lamptey, Ilic, Matteo Seriga, Dine Bimbe, Melamed, Mason Greenwood e Cherki. Questi 11 devono farci passare come primi nel girone. Quindi, forza ragazzi, andiamo in campo. E occhio subito a Bilbao, in avanti, bella la palla per Iheanacho, la palla rimane lì, attenzione Dembélé, è passato e va subito in porta. Gran parata di Meslier. Occhio a calcio d'angolo, c'è Mugnain a battere, vediamo un po', cross al centro di testa McKennie e ancora Meslier, miracoloso, subito, tanti grattacapi per il nostro portiere, che però ha reagito alla grande, qui occhio ancora al corner, stavolta liberiamo, ma la palla rimane lì e arriva la terza parata e il terzo calcio d'angolo. E effettivamente, raga, il Bilbao può solamente vincere se vuole fare il primo posto, invece a noi andrebbe bene anche un pareggio, quindi ci sta che siano così aggressivi. Qui occhio a Dine Bimbe, tiro troppo centrale e debole. Occhio a Bilbao ancora in attacco, Weston McKennie, tocco per Dani Garcia, bravo Ilic qui a coprire e si può ripartire con Mason Greenwood. Aspetta il momento giusto per servire Cherki, che è arrivato, Cherki se la porta avanti, Cherki va col sinistro e la mette fuori, che si è mangiato qui Cherki. Occhio, ancora Dembélé, stavo già per dire stavolta riesce a segnare, ma in realtà la palla è uscita, il tiro era velocissimo, qui esterno sinistro, ma la mette fuori. E niente, raga, si conclude anche il primo tempo, veramente partita difficilissima, l'Atletic è veramente forte, si sta comportando benissimo, ma grazie a Meslier siamo ancora sullo 0-0. Occhio, Perez, con un appoggio per Ilic a cercare il destro di Cherki, mi sembra che fosse, sì, era proprio Cherki. Gran destro, gran parata di Unai Simon. E occhio al calcio d'angolo, il cross è buono dentro, la sfiora il portiere, mi sembra, no, sono rimessa dal fondo. Occhio Dine Bimbe, appoggio per Greenwood, vediamo un po' se si inventa qualcosa Mason Greenwood, riesce a servire Cherki molto bene, Cherki ancora dentro, è perfetta, è un'azione bellissima e finalizza come al solito Mason Greenwood, è sempre lui il nostro trascinatore, come sta bene anche con la magliettina azzurra, 1-0, si sblocca la partita dopo che nel primo tempo l'Athletic ci aveva veramente schiacciato a tratti e non potevamo uscire, ma nel secondo tempo stiamo giocando meglio noi e riusciamo a concretizzare il tutto anche con questo gol. E occhio che possiamo ancora andare, Dine Bimbe, un po' di spazio, Dine Bimbe, avanza l'appoggio per Greenwood, bellissimo il pallone per Nico, Nico! Melamed col sinistro, spacca tutto, lui ex Espanyol, quindi sicuramente è quello che conosce meglio la squadra avversaria, ovvero il Bilbao, 2-0, raddoppiamo subito, secondo tempo strepitoso per la nostra squadra, qui grandissimo Dine Bimbe che si è fatto praticamente più di 30 metri palla a piede, poi ottimo assist di Mason Greenwood e Melamed che col sinistro non sbaglia. E occhio adesso a Bilbao che ha un po' di spazio, qui occhio Thierry Correa, il tocco dentro e ancora Meslier che compie il miracolo, qui veramente rischio immenso. Occhio, possiamo ancora avanzare, Mason Greenwood qui gran giocata nel suo classico stile, arriva la parata e poi il gol di Melamed, stranamente errore di Greenwood davanti al portiere, ma Nico Melamed poi a porta vuota non può sbagliare, riesce a far doppietta, secondo tempo veramente eccezionale da parte nostra dopo un primo veramente in difficoltà.
C'è ancora cerchi, palle in avanti, bellissima. Per Mason, stavolta non sbaglia. Arriva addirittura il 4-0 Bilbao, completamente scomparso dalla partita dopo che hanno subito il primo gol. Non ci hanno capito più niente qui. Lancio in avanti, facile facile, di cerchi per Greenwood che brucia tutti in velocità. E poi batte Unai Simone e fa doppietta anche lui. E perfetto, raga, arriva anche il fischio finale 0-4. Risultato pesantissimo che dopo il primo tempo non me l'aspettavo neanche io, ma poi nel secondo abbiamo veramente esagerato. E ok, raga, adesso possiamo andare in campo contro la Fiorentina. C'è un'ottima notizia perché appunto possiamo scendere in campo completamente con la prima squadra, perché la squadra appunto ha recuperato bene e soprattutto dopo la partita con la Fiorentina abbiamo una settimana intera per recuperare. Quindi andiamo in campo con Meslier, Gundmundsson, Badiashile, Perez, Lamptey, Pessina, Matheus Enríquez, Brahim Díaz, Della Vega, Greenwood e Cerchi. C'è qualcuno leggermente più stanco, ma alla fine tutto è passabile, quindi possono scendere tranquillamente in campo. Ci possiamo avanzare, Brahim Díaz, buono l'inserimento di Greenwood, gran sinistro, ma soprattutto gran parata di Terracciano. Ragazzi, che possiamo avanzare addirittura con Gudmundsson, palla per Della Vega dentro per Greenwood, è passato, è tutto regolare. Col destro Mason Greenwood becca il palo, ma oggi sembra scatenato. Occhio al tiro da fuori area da parte di Cocorin, gran parata di Meslier. Si affaccia anche la Fiorentina, vediamo un po', calcio d'angolo, palla dentro, ancora miracoloso Meslier che oggi è eccezionale. Occhio, palla in avanti a cercare Venuti che si è inserito, tocco per Chiesa, Badiashile, gran chiusura. E si riparte, Matheus Enríquez per Della Vega che deve correre. Forza Pedro, vai Pedro, riesce a passare stavolta Pedro. Vediamo un po', Pedro è in aria, può andare col sinistro, gol pazzesco, contropiede perfetto. Pedro Della Vega, Sassuolo in vantaggio anche qui a Firenze, all'Artemio Franchi. Ci pensa il nostro solito Pedro Della Vega che continua a stupire, continua a fare gol così, gol da attaccante fortissimo, da numero 10 puro. E occhio che possiamo ancora andare, Mason Greenwood la alza molto bene col sinistro per Cerchi che la mette a terra e va. Cerchi, la tocca dietro per Mason che trova subito il raddoppio. 1-2 pazzesco, Fiorentina distrutta psicologicamente. Logicamente arriva il gol di Mason Greenwood che non era stato perfetto questa volta perché ha beccato il palo, qui infatti poteva essere leggermente più preciso, ma alla fine l'importante è sempre segnare. E termina anche il primo tempo, 2-0 all'intervallo, mazzata devastante psicologicamente per la Fiorentina. Occhio Greenwood qui, grande pallone recuperato, poi l'appoggio per Ibrahim che va ancora da Pedro che la piazza col destro qui, eccesso di sicurezza soprattutto da parte mia, qui dovevo essere più cattivo. Occhio, possiamo ancora avanzare, Ibrahim Diaz riesce a servire ancora Mason col destro sul primo palo, stavolta para Terracciano. Occhio, qui brutto errore di Perez e Meslier qui deve parare e ci salviamo addirittura dal calcio d'angolo con Gundmundsson. E occhio ancora Pedro, buono l'appoggio per Greenwood che prova a farla scorrere. Occhio! Autogol clamoroso! Incredibile autogol da parte della Fiorentina con Igor, veramente clamoroso. Questo qui è praticamente un bug perché reputo impossibile che la CPU possa farsi un autogol del genere qui. Passaggio per Terracciano sbagliatissimo, Terracciano che indietreggia e non fa nulla, non fa nulla per evitare che la palla entri, arriva un autogol veramente assurdo. E a 10 minuti dalla fine arriva anche un triplo cambio per noi, dentro anche Ketia per Greenwood, Damsgaard per Cerchi e Frattesi al posto di Pessina. E perfetto, raga, arriva anche il fischio finale 0-3, il terzo gol è stato veramente un qualcosa di assurdo, ma l'importante come sempre è portare a casa i 3 punti e nel complesso è una vittoria sicuramente giusta e meritata. E occhio che se ne ferma un altro, questa volta tocca a Timber e purtroppo, raga, con i difensori è impossibile fargli avere una crescita stabile, una crescita che non si blocchi. E perfetto, raga, adesso tocca all'Udinese, ma attenzione perché prima in classifica noto che abbiamo la possibilità di portarci addirittura più 6 rispetto al secondo posto. Perché, raga, Milan e Piemonte Calcio hanno già giocato 3-3, quindi il Milan ha perso 2 punti su di noi, quindi ora come ora siamo a più 3 con la possibilità di andare a più 6 e
con le altre squadre a 14 giornate, per esempio il Cagliari soprattutto, che potrebbe salire al terzo posto. Quindi raga, partita da non sbagliare, è per questo che riconfermo esattamente la stessa squadra che ha battuto 3-0 la Fiorentina, visto che la partita infrasettimanale è l'ultima giornata di Champions contro il Fenerbahce, dove siamo già qualificati e siamo certi del primo posto, quindi in quella partita potrò permettermi di scendere in campo completamente con la seconda squadra. Occhio all'Udinese, che è sempre una squadra difficilissima da affrontare, che ci crea tantissime difficoltà. Occhio al centravanti, Wang Yujo, che è molto forte. Cambiamo un po' le divise perché secondo me ci si può confondere. E direi di fare così, dovrebbe andare bene. Noi bianchi e loro con questo azzurrino. Occhio, Brahim Diaz, buon tocco per Greenwood che appoggia per Brahim, che spara la bomba e arriva la parata di Silvestri. Comunque era Pessina. E occhio al calcio d'angolo, Matteo Serriche su Pedro della Vega, che colpisce bene ma palla alta. Raga, occhio Pessina, buon tocco per Brahim che va da Greenwood, ancora Brahim, stavolta sì che tocca a lui e la mette anche dentro. Brahim Diaz, che devo dire ogni tanto scompare completamente dalle partite, però quando è in forma, quando gioca bene, la sua presenza si nota, è come qui, grandissimo sinistro, precisissimo e imparabile. 1-0. E occhio che possiamo ancora avanzare, Mason Greenwood prova il lancio, perfetto come al solito, per Pedro della Vega che porta palla, vediamo un po', prova a girarsi, ci riesce molto bene. Pedro qui è passato con il giocatore dell'Udinese che era immobile, avete visto? Qui occhio Greenwood, parata di Silvestri. E ok raga, termina anche il primo tempo, 1-0 all'intervallo per il Sassuolo. Dopo il nostro gol del vantaggio ci siamo un po' spenti, quindi bisogna tornare concentrati. Occhio Greenwood, buon tocco per Pessina, grandissimo appoggio per Mason Greenwood, un cioccolatino per lui, facile facile, è diventato anche un 85, quindi io spero e mi auguro che inizierà una crescita che non si fermerà più come quando ce l'avevamo su FIFA 20 e ci diventò addirittura un 92 se non ricordo male. Comunque grandissimo destro di Mason Greenwood, che ovviamente ha 5 di piede debole nonostante lui sia un sinistro. Occhio Mason Greenwood, appoggio per Pessina, ancora Brahim, oggi tutte azioni così, tutte azioni dove il tiro deve arrivare di prima da fuori area o comunque all'imbocco dell'area. Raga, occhio Pedro della Vega, possiamo ancora andare, Pedro, vedi il movimento di Greenwood, pallone perfetto, il sinistro di Mason Greenwood che sbaglia tutto stavolta. Triplo cambio per noi, dentro Dine Bimbe per Brahim Diaz, Melamed per della Vega e Timber al posto di Lamptey. E occhio che possiamo andare, Nico Melamed, occhio qui brutto errore difensivo dell'Udinese che si apre tantissimo e Melamed punisce subito, appena messo in campo, 3-0 qui, veramente l'Udinese si è aperta peggio del Mar Rosso, comunque il mare che era di Mosè. Comunque, a parte questa riflessione mitologica, andiamo avanti, 3-0 qui, appunto si vede tantissimo spazio che aveva Melamed. E occhio che possiamo ancora andare, sempre con Melamed che è freschissimo e velocissimo, guardate qui, è incontenibile Nico Melamed che è diventato anche un 82, doppietta da subentrato, è un fenomeno questo ragazzo. E ancora Matteo Serriga che riesce ad alzarla per Cerchi, che si gira, Cerchi, tocco dentro, ancora Mason per la doppietta personale, 5-0 alla fine, crolla anche l'Udinese, 3 gol subiti in neanche 10 minuti praticamente, doppietta anche per Mason Greenwood che si va ad aggiungere alla doppietta di Melamed e al gol di Brahim Diaz. Qui riguardiamo la generosità proprio di Brahim, mi sembra, no, era Matteo Serriga che va a regalare il gol al compagno. E perfetto raga, arriva anche il fischio finale, manita rotondissima, mi dispiace per l'Udinese che sicuramente non meritava un parziale così ampio. E comunque raga, oggi puntata veramente devastante, intanto qui mi sa non buone notizie perché Brahim si ferma all'86, però è diventato un 86 a 24 anni, ci posso anche stare. E poi chi è l'altro? Ho visto che ce n'era un altro, avete visto anche voi che ci si poteva spostare fra due cose, secondo me è un giovane della primavera, no, purtroppo no. Quindi se n'è bloccato un altro, vediamo allora, Meslier già era fermo, Gudmundsson si è bloccato, Gudmundsson era ancora che poteva crescere, adesso è diventato un 84,
e si è fermato anche lui, però 24 anni 84, lui tutto sommato ci può stare. Poi per avere un quadro più completo, gli altri giocatori fermi oltre a Gudmundsson e Meslier sono Itnouri, Perez, Badiashile, Pauleta, Timber, purtroppo sempre i difensori, poi Enrique e Pessina a centrocampo, Ilic e Frattesi, tutto il centrocampo praticamente. Ora si è aggiunto anche Brahim Diaz e c'è anche Nketiah. E molto probabilmente per questo motivo a gennaio proverò a cambiare qualche giocatore per provare anche a sfruttare tutti questi soldi che abbiamo. Comunque, raga, come detto, quest'oggi 3 vittorie su 3 senza neanche subire gol, 0-4-0-3 e adesso 5-0. Nella prossima puntata, partita contro il Fenerbahce, valida solamente per la nostra gloria, perché pure il Fenerbahce è già certo di essere fuori, perché pure se raggiunge il West Ham ha perso contro la squadra inglese, quindi sarebbe comunque fuori. Però molto interessante che West Ham e Bilbao si giocano il passaggio del turno, perché paradossalmente se il West Ham battesse il Bilbao sarebbe agli ottavi. E chiaramente inoltre doppia partita campana, prima contro il Napoli e poi contro la Salernitana. E occhio, raga, perché ormai mancano 2 puntate e entreremo anche nel mercato invernale che, ve lo dico già, con ogni probabilità sarà bello polposo e importante. Quindi, ragazzi, io per oggi posso fermarmi qua. Vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale, a seguirmi sulla pagina Instagram. Ma prima, visto che mi scordo sempre, vi mostro la classifica di Serie A, mi ricordo sempre quando sto per chiudere. Comunque, il Cagliari ha vinto, è tornato in zona Champions, fantastico. Poi noi con questa vittoria andiamo a più 6, certifichiamo il vantaggio e adesso, dopo 15 giornate, 6 punti di vantaggio non sono male per nulla. E adesso sì che posso salutarvi. Stavo dicendo, che cosa stavo dicendo? Che vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti!